Il club automobilistico Sartarelli di Trapani organizza il Revival Monte Bonifato, che ha la finalità di rievocare la nota cronoscalata di Monte Bonifato, un evento che si svolse fino al 1984, e oggi ancora una volta con questa quinta edizione del Revival si cerca di, oltre che di rievocare, anche di valorizzare tante autovetture d'epoca, comunque auto storiche. Quante autovetture avete radunato oggi qui ad Alcamo? Buongiorno a tutti, abbiamo radunato circa 60 vetture. E noi siamo il Club Sartarelli Federato Asia e quindi ci occupiamo della promozione e della diffusione della passione motoristica. Siamo il club più antico costituito in provincia di Trapani, operiamo dal 1995, abbiamo circa 300 soci. E oggi, come lei ha detto bene, rievochiamo la cronoscalata Monte Bonifato, che non si disputa più da tanti anni. Abbiamo riscontrato tantissimo interesse ad Alcamo, segno che la passione ad Alcamo continua ad esistere ed è molto sentita. Naturalmente è una sfilata, non ci sono classifiche, non ci sono rilevamenti di tempo, è solo l'occasione per mostrare alcune automobili straordinarie che ormai difficilmente si vedono sulle strade, e quindi diamo modo a tutti di assistere ad un museo a cielo aperto per questi gioielli che normalmente non si vedono più sulle strade. Circa 72 vetture, ecco, dalla località più lontana da cui provengono insomma, tutte queste persone. Penso che abbiamo un partecipante che viene dalla provincia di Messina e uno che viene dalla provincia di Ragusa. Bene, una domenica all'insegna del divertimento, e ringraziamo Alberto Santoro, presidente del Club Sartarelli, che ancora una volta organizza questa manifestazione. Bene. Grazie a voi e grazie alla città di Alcamo che ci accoglie sempre in maniera straordinaria.